Entusiasmo e voglia di entrare nel vivo della nuova stagione per dare lustro all'Anis e riavvicinare la città ai colori biancoscudati. Chiari i punti cardine espressi ieri dai vertici della Nissa nel corso della presentazione del nuovo staff tecnico biancoscudato che sarà agli ordini del tecnico Alessandro Settineri. Quest'ultimo sarà affiancato dal coordinatore dell'area tecnica Alessio Sferrazza, dal direttore tecnico Antonio M e dal match analyst Andrea Guarneri. Ma il gruppo non si esaurisce certo qui, visto che dello staff fanno parte anche il preparatore dei portieri Emanuele Scopazzo, il preparatore atletico Fabio Venniro, l'allenatore della squadra Juniores Giacomo Serafini e il preparatore dei portieri Juniores Salvatore Chimenti. Il presidente della Nissa Sergio Iacona ha voluto sottolineare la nissenità dei componenti del sodalizio biancoscudato, dicendosi convinto della bontà delle scelte dirigenziali, aggiungendo che la dirigenza stessa non ha paura di fare errori e se ciò dovesse accadere, l'impegno sarà massimo per porre gli eventuali rimedi. Ai nostri microfoni l'allenatore Alessandro Settineri e il direttore sportivo Massimo Ferraro. Lo staff è ultimato, o quasi ultimato, lo staff tecnico. Abbiamo vagliato diverse figure col direttore sportivo, e sono persone che noi conosciamo benissimo, che conosciamo da tempo. Qualcuno rappresenta la città e l'ha rappresentata per tanti anni come Venniro. Abbiamo confermato il preparatore del portiere Scopazzo, è venuto e mi ha seguito Andrea Guarneri, che avrà un doppia funzione, che sarà di collaborare da un punto di vista atletico e anche da un punto di vista invece di analisi video, in quanto un ragazzo estremamente preparato da questo punto di vista, e ci darà dei report importanti. Bisogna ripartire con entusiasmo. La cosa fondamentale a mio avviso è quello di creare un'idea che sia condivisa da tutti, quindi dalla gente comune, dai tifosi, dalla città, dalla società e dallo staff in generale, in modo tale che si dia un'identità forte a questa società. Dall'impegno nostro niente, è solo quello di iniziare subito a lavorare per questa nuova stagione. Alla fine io dico sempre il lavoro paga, quindi vedremo giorno dopo giorno, man mano che andiamo completando l'intero organico, a che punto siamo ed eventualmente i vari passi da fare. La difficoltà maggiore è decisamente reperire i ragazzi che il rapporto qualità e prezzo rientrassero in quello che è il nostro budget. Non è stato semplice, perché sembrerebbe la pandemia, dopo invece di abbassarli i costi, i prezzi invece sono diventati decisamente più alti, però insomma anche questo è il motivo per cui stiamo pescando, anche tramite le mie conoscenze giù in Sud America, su qualche giocatore importante che ci dia qualcosa tanto di qualità a un prezzo inferiore a quelli locali, ecco, non locali di Caltanissetta, dico locali a livello territoriale italiano.